Dottoressa, penso di avere un problema veramente grande. Se non penso a delle calzature femminili o ai piedi femminili, non riesco ad arrivare all'orgasmo, quindi penso di avere un problema. Questo tipo di situazione, che arriva per la maggiore in consultazione, è un caso di feticismo. Il feticismo è una delle parafilie maschili più comuni, che quindi possono essere accolte a livello clinico. Il tipo di situazione che ho riportato ha a che vedere con il disagio della persona che ha bisogno di arrivare a pensare a un certo tipo di immaginario erotico per poter raggiungere il picco di piacere. Di fatto, quello che destabilizza il feticismo non è tanto il contenuto del feticismo stesso, quindi il pensare alla calzatura o al piede femminile, quanto il fatto che la persona si sente diversa rispetto alle altre. Quindi in consultazione non si lavora tanto sulla modifica della fantasia, che è un qualcosa anche di antietico a livello professionale, bensì si lavora sull'accettazione e quindi su come la persona possa sentirsi a suo agio nella possibilità di pensare a questo tipo di scenario senza sentirsi sbagliata, diversa, non all'altezza rispetto ad altre persone, e quindi avere un buon rapporto di sintonia con quello che è il suo pensiero a livello sessuale erotico.